Ulteriore scontro parlamentare sul tema delle grandi concessioni idroelettriche. Dopo i due emendamenti firmati dai democratici Enrico Borghi, Camera dei Deputati, e Gianclaudio Bressa, Senato della Repubblica, che puntavano a riportare in mano statale le concessioni idroelettriche, entrambi ritenuti inammissibili, il tema si ripropone nella bozza di legge di bilancio per il 2021. La Lega promette battaglia. Questo è un tema per la Lega molto importante, ma non solo per noi come partito, ma per tutti i cittadini bellunesi, perché in pratica vengono persi delle risorse importanti che erano state stabilite per i nostri territori. Anche una nota congiunta del senatore leghista Paolo Arrigoni con gli assessori regionali Giampaolo Bottacin, Veneto, Massimo Sertori, Lombardia, e Matteo Marnati, Piemonte, critica la proposta. La sciagurata norma, commentano gli esponenti politici, cancella la retrocessione gratuita dei beni bagnati alle regioni e, con l'abbattimento dei canoni e della fornitura gratuita di energia elettrica per effetto della riclassificazione delle concessioni, determina un pesantissimo danno erariale a carico di regioni, province, comuni e unioni montane. Il senatore Paolo Saviane crede che in generale nella legge di bilancio si potesse fare di più per le aree montane. Pensiamo ad esempio all'innevamento delle piste da sci. Non possiamo chiedere ai nostri impiantisti quest'anno, con l'incognita Covid, di provvedere anche all'innevamento delle nostre piste. Quindi ci poteva essere un aiuto. È veramente umiliante il finanziamento di soli 20 milioni al fondo montagna. Mi fa piacere che sia prorogato il fondo a favore dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, perché evidentemente la formula modificata dalla Lega nella finanziaria 2019 è la formula ideale per far arrivare dei fondi ai nostri comuni di confine.